A Milano, in occasione di un incontro scientifico che ha visto riuniti molti ricercatori, sono stati resi noti i 16 progetti vincitori del Fellowship Program, un progetto voluto da Gilead Italia per incentivare la ricerca su HIV, epatite B e micosi sistemiche. Ne parliamo con il dottor Tascione, amministratore delegato di Gilead Italia. Dottor Tascione, perché avete deciso di creare il Fellowship Program e soprattutto di investire in questo progetto così importante? Ecco, ce lo spiega? Certamente sì, e ci piace molto l'idea di offrire alla classe medica italiana l'opportunità di ricercare nuove strade, di portare miglioramenti della conoscenza nel trattamento delle patologie di cui noi ci occupiamo. Come è noto, Gilead ha un interesse specifico nel trattamento della malattia da HIV, da HBV e nelle infezioni fungine severe. E queste sono aree terapeutiche che necessitano di ulteriori esplorazioni e hanno ampi margini di miglioramento dal punto di vista della qualità della vita e della qualità della cura da offrire ai pazienti. Ecco, ci dà qualche dato numerico? Noi abbiamo lanciato questo progetto per la prima volta in Italia nella primavera scorsa, in marzo, e abbiamo pubblicato un bando su siti internet e presso le scuole di infettivologia. Abbiamo ricevuto il sorprendente numero di 101 proposte divise nelle diverse aree terapeutiche, e alla fine siamo stati in grado di riconoscere un grant per la ricerca a 16 progetti, 9 nell'area HIV, 6 nell'area HBV e 1 nell'area delle infezioni fungine. Ecco, qual è un commento generale sui progetti che avete ricevuto? Siete soddisfatti? Molto soddisfatti. La qualità media dei progetti ricevuta dalla commissione esaminatrice, che è bene ribadirlo, era una commissione esterna, Gilead, formata da personalità del mondo scientifico di valore internazionale, professor Moroni, la professoressa Enzo, il professor Piccinino, la professoressa Caporale, il professor Del Favero, che hanno valutato questi progetti e unanimemente hanno riconosciuto un valore scientifico veramente importante. Quindi siamo molto soddisfatti. Senta, a questo punto la domanda è d'obbligo. Ci sarà un'edizione 2012? Certamente sì. La nostra intenzione è quella di dare un seguito a questa prima edizione, di cercare di far diventare una buona tradizione quella del Fellowship Program di Gilead Italia.